Si è svolto al Santuario di San Gabriele il 31esimo raduno degli alpini abruzzesi, che ha visto la partecipazione di circa 10.000 ex alpini da ogni parte d'Italia. Dopo 3 anni di stop imposto dalla pandemia Covid-19, gli alpini sono tornati in massa dal loro santo, nel ricordo dei caduti della campagna di Russia del 1942. Il futuro degli alpini è un futuro importante, è un futuro in cui bisogna crederci, è un futuro dove bisogna ripartire dalle scuole, dalla conoscenza, non bisogna assolutamente dimenticare il passato. E il nostro motto, diciamo, di questa manifestazione è affinché i figli conoscano le gesta dei padri, che è una cosa molto bella. La storia insegna, mai dimenticare gli orrori del passato e tutto quello e i sacrifici che hanno fatto sia per le guerre che per il sociale, quelli prima di noi. E noi questa cosa la terremo, la conserveremo, la fortificheremo sempre di più. Quest'anno si è svolta in forma solenne con la presenza dell'Abaro nazionale ANA e del presidente nazionale dell'associazione e rappresenta un ringraziamento alla grande opera svolta dagli alpini durante la pandemia. Per noi queste sono giornate importanti perché sono proprio le giornate della memoria. Il non dimenticare che l'emblema, il simbolo degli alpini messo subito dopo la prima guerra mondiale sulla colonna mostra dell'Ortigara è il nostro motto, il nostro modo di essere, l'impegno di chi è sopravvissuto a quelle tragedie, di noi che per fortuna non le abbiamo vissute, è quello di ricordare perché il ricordare dovrebbe permettere a tutti di capire quanto quelle tragedie siano disumane e quanto appunto bisogna lavorare per vivere possibilmente in pace.